Salve ragazze, questa volta video dei prodotti finiti, me li sto portando indietro, avanti e indietro da una vita, riesco a farli, quindi sono contentissima. Allora, il primo prodotto finito che ho già ripreso, effettivamente ne ho finite due e le ho anche già riprese, sono le salviettine detergenti delicate, della Saponaria, sono senza profumo, della linea Le Albicoccole, quelle per bimbi. Sono 20 pezzi, se non erro, sì, 20 pezzi, e io le utilizzo sia per darmi dei ritocchi, magari per il make-up, quindi se mi serve un attimino togliere qualche sbavatura, oppure se sono in giro e devo comunque fare un ritocco, ma non come struccante, oppure per ovviamente detergermi velocemente, se magari in un'occasione di utilizzare proprio dell'acqua, perché magari sono fuori casa, sia le mani che altre parti del corpo, e tra l'altro le utilizzo anche come salviettine intime, a me piacciono da morire, le metto in borsa perché poi hanno la chiusura comoda, quindi assolutamente prodotto promossissimo e già riacquistato. Ho finito una serie di maschere, sono quelle della Green Energy Organics, c'è cioè quella per il seno che fa un po' strano in realtà, e poi forse fa anche un po' freddo per farle, perché effettivamente dovete stare appunto con il seno, il décolleté di fuori, e queste sono esattamente quelle che vedete in verde, però ovviamente sono in bianche, però sono appunto così, quindi vanno applicate in quella zona. Sì, devo dire, un effetto tensore, idratante, ma niente di estremamente visibile. Poi dipende anche, insomma, dai problemi che si hanno, se si hanno delle smagliature, se la pelle è particolarmente tirata, insomma. Comunque molto molto buona, una bella coccola per il ripiato, forse adesso va anche un po' freddo. Quella per il collo, diciamo, il décolleté mi è piaciuto molto molto di più, forse perché avevo più necessità, quindi di applicarla, per questo mi è piaciuta molto molto. Sicuramente anche questi sono prodotti che riandrò a riacquistare. Anche questa è una maschera idratante anti-età, che riesce proprio a distendere la parte, a farla sembrare un pochino più sollevata. E poi una per il viso, che è la maschera idratante restitutiva, quella che viene venduta in confezioni da 4. E anche questa molto buona, ha dentro un pochino di menta, che dipende da voi se la tollerate o meno. Io devo dire che ho la pelle molto sensibile, mi accorgo quando c'è la menta, però devo dire che mi ha idratato benissimo, illuminato tanto e molto, visto la pelle molto più tesa, più compatta, quindi mi è piaciuto tantissimo, non mi ha arrossato particolarmente. Un altro prodotto che ha la menta, devo dire che questa non me ne sono praticamente accorta, se non per dei risultati un pochino più evidenti che stiamo notando, è l'acqua micellare ai frutti rossi. Questa mi lascia proprio una pelle non soltanto molto molto luminosa, ma anche più compatta, più tesa, e quindi effettivamente anche in questo caso c'è la menta. È uno degli ultimi prodotti di Biofficina, sempre certificati. Sono 200 ml di prodotto, quindi rispetto ai boccioni di acqua micellare che uso io, ovviamente questa l'ho finita prima, ma devo dire che è molto meno schiumogena rispetto agli altri, poi ve ne ho anche già parlato, ed è decisamente più idratante, e a me non brucia nulla e mi strucca benissimo, quindi anche questo è un prodotto ottimo. Questi li tengo perché poi ci faccio la vetrina, così non metto prodotti pieni in vetrina che poi si possono deperire. Un altro prodotto che mi è piaciuto tanto, forse ve ne ho parlato, boh, ho fatto già il video, non so se l'ho pubblicato o meno, è una delle nuove fragranze di uscita di Earth and Home. Questa è Bouquet di Perle, mi piace molto perché ha un accento abbastanza dolce come tipo di profumazione, però non è stucchevole, quindi assolutamente un prodotto promosso, veramente una droga, e profumano tantissimo. Poi un prodotto che devo buttare, purtroppo mi si sta proprio sgretolando, forse si vede qui. Questa è la spugna di Cose della Natura nella finitura fine dama, quindi quella dell'Adriatico, se non erro, ed è quella per pelli delicate o per bimbi, mi piace da morire. La bagno molto molto bene, ci metto lo struccante, qualunque esso sia, e poi rimuovo. Sapete che io ormai ho quasi del tutto bannato dalla mia vita i dischetti in cotone, quindi utilizzo questa. Poi avete visto quelli di color caramel e via così. Questa mi è durata tantissimo, veramente tantissimo, e adesso purtroppo è finita. L'ho già ripresa, tra l'altro, una versione più grande,
Non so se mi seguite anche su Instagram, comunque avete visto sicuramente la foto. Amo, amo veramente la follia. Un prodotto che non vendo e che volevo effettivamente testare è di fatti a mano. Questa è la crema viso preziosa, argan, vaniglia, incenso. Dicono nutriente. Allora, a parte il discorso dell'inci, che forse sta sul sito. Comunque, allora, il profumo a me non è che sia un profumo particolarmente interessante. Devo dire che era piano e che quindi comunque l'ho utilizzata per più e più giorni, forse ci ho fatto anche un paio di settimane, ne basta effettivamente poca, però non mi lascia la pelle idratata e nutrita come voglio, insomma. Il profumo è un profumo abbastanza persistente, quindi queste note di incenso che si mescolano alla vaniglia deve piacere, non è completamente sgradevole, però effettivamente è una crema che forse riesco. Che risulta un pochino unta, però non ho notato dei benefici né dal punto di vista appunto di nutrimento, e secondo me per il target a cui sono abituata mancava anche un po' di anti-age. E sapete, io utilizzo da 25 anni, quindi avevo 25 anni, sono 6 anni che utilizzo l'anti-age e non me ne pento mai. Poi un altro prodotto che ho finito è che ovviamente mi è piaciuto da impazzire, è la crema giorno per il viso, ovviamente alla rosa moschata, quella della Bioert con la linea appunto della rosa moschata, sapete, decantata, stradecantata, questa linea in tutti i modi, e mi piace tantissimo, mi piace tutta la linea e quindi non c'è nulla da dire. Anti-age, idratante, non troppo unta, non troppo grassa, non troppo anti-age, quindi non troppo di quelle pesantone. Non mi ha fatto uscire brufoli, non mi ha fatto uscire imperfezioni, non mi ha fatto uscire niente, mi è piaciuto tantissimo. Assolutamente da riacquistare, se non fosse che sono fissata per l'alternare i prodotti. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto, sì, mi è piaciuto molto ed è il fondotinta di Colère Caramel nella colorazione 11. Molto bello, molto molto bello anche il colore perché illumina tantissimo. Chissà se ne è rimasto un pochino, forse, appena. Comunque anche questo sicuramente l'avete visto da qualche parte, nel senso che in qualche video ve l'ho già fatto vedere. La colorazione è questa qui. Vedete, molto molto luminoso, bella. Non mi dava problemi, idratante, diciamo che questo finish che loro dicono cipriato, io non lo notavo, cioè mi sembrava comunque un finish luminoso, ma non lucido, quello sì, quindi forse cipriato, però appunto non vi aspettate l'opaco matte di quelli tipo puro bio perché non è così. Non mi faceva lucidare, non mi faceva venire fuori strane imperfezioni. Devo dire che forse per questo periodo è giusto che la mia pelle opti per qualcosa di un pochino più idratante, un pochino più grasso, un pochino più ceroso, ma quello è stato un prodotto ottimo che sicuramente riprenderò. L'ultimo prodotto che ho testato e che ho deciso quindi poi di inserire in negozio, non so quando lo vedrete, se sarà già inserito o meno, però comunque della marca Eco World, e sono questi bastoncini da bagno, bath stick. Io l'avevo nella profumazione Primrose, che devo essere onesta, non mi è piaciuta, quindi ho cambiato profumazione, però li ho messi lo stesso, perché la cosa che mi ha colpito da morire è proprio il grado di idratazione. Questo è un bastoncino lungo quanto insomma quello che vedete, quanto la carta. Io l'ho tagliato la prima volta, ne ho messa metà nella vasca, e devo dire che comunque cioè, si è sciolto un po' lentamente, ma lasciava proprio questa sensazione di pelle fresca e nello stesso tempo idratata, ma non unta. Mi è piaciuto tantissimo. Poi, onestamente, l'ho fatto. Quella metà che mi era rimasta l'ho ridivisa e quindi l'ho messa nei pediluvi. È una bomba, veramente una bomba, perché rilassa, idrata e nello stesso tempo appunto non unge. L'unica cosa, ripeto, a me, ma questo è un discorso personale, non ha fatto impazzire questo tipo di profumazione, quindi Primrose, però prodotto ottimo, veramente ottimo. Chissà se c'è qualcosa che vi posso dire in più. Sì, loro dicono che un bastoncino è sufficiente per uno o due bagni, ma voglio dire, no, assolutamente ci fate di più. E
Questo è quanto, fatemi sapere se qualche prodotto lo abbiamo in comune e se avete domande, come al solito, scrivete. Ciao ragazze!